La Società Italiana di Farmacologia e l'Università di Camerino hanno promosso il 6 e 7 giugno il secondo convegno monotematico sul tema obesità, sindrome metabolica e disordini alimentari, un problema che coinvolge sempre più la popolazione mondiale ed in particolare quella del mondo occidentale. Ospitati nelle sale dell'accogliente scenario di Borgo Lanciano, a salutare la platea prima dell'inizio dei lavori è intervenuto il rettore dell'Università di Camerino, Graziano Leoni, che ha sottolineato l'importanza di occuparsi di una tematica in preoccupante crescita. L'obesità è un flagello, penso, per la salute umana, per la salute mondiale, anche se riguarda sicuramente una parte del mondo. Ecco, quindi è impressionante come appunto questo problema si concentri laddove c'è il benessere e si devono cercare le cure. Qui oggi a Camerino si riunisce il SIF, la Società Italiana di Farmacologia, con questo convegno che è monotematico, si occupa essenzialmente del tema riportando quelli che sono i risultati delle ricerche che vengono svolte non solo in Italia, perché poi sarà seguito questo convegno di oggi da un workshop internazionale, quindi sono presenti anche illustri relatori stranieri che porteranno a questa comunità delle informazioni che saranno certamente utili per combattere questo fenomeno. La farmacologia è molto attiva in tal senso, quindi si organizzano spesso convegni. Abbiamo una scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera, abbiamo un master in gestione dei dipartimenti farmaceutici, sono tutte iniziative che effettivamente raccolgono tantissime persone, proprio perché la società nazionale è molto attiva, quindi ogni volta che si organizza qualcosa poi c'è una risposta incredibile in termini di pubblico e questo evidentemente a noi fa molto piacere, ci mette un po' al centro dell'attenzione di un obiettivo. Una seconda edizione di un monotematico della Società Italiana di Farmacologia incentrato sui disordini alimentari e sull'obesità, e a seguire poi ci sarà un workshop internazionale sempre su queste tematiche nell'ambito della ricerca e nell'ambito a livello delle terapie, quindi un 3 giorni presso l'Università di Camerino in collaborazione con la SIF, che permetterà di fare il punto sulla situazione sia da un punto di vista dei meccanismi biologici che portano allo sviluppo di queste patologie, sia da un punto di vista delle strategie terapeutiche innovative che possono portare a curare appunto queste patologie che attualmente stanno raggiungendo dei numeri veramente fuori controllo. Per quanto riguarda i disordini alimentari, sono delle patologie psichiatriche altamente invalidanti, potenzialmente mortali, che portano al cambiamento anche appunto dell'individuo con determinate condizioni appunto di salute estremamente gravi, e che attualmente ha dei numeri spaventosi per quanto riguarda l'Italia, in quanto attualmente sono 3 milioni e mezzo le persone affette da questi disordini e in base agli ultimi dati proprio del Ministero della Salute del 2023, solo appunto in questo anno del 2023 si hanno 1,6 milioni di nuove diagnosi di questi disordini. I più comuni e più frequenti sono l'anoressia nervosa, la bulimia nervosa e il binge eating disorder, il disordine appunto dell'alimentazione incontrollata. Anche per quanto, quindi, non solo lo sviluppo di questi disordini alimentari, ma ovviamente un'emergenza sanitaria a livello globale è senz'altro l'obesità, e in questo caso i numeri sono ancora più impietosi, in quanto a livello mondiale si calcola, con i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che siano più di 1 miliardo i soggetti obesi. E un altro dato molto preoccupante è sull'obesità infantile, in quanto sono 37 milioni di bambini sovrappeso al di sotto dei 5 anni e 390 dei bambini tra 5 anni e 19 anni, quindi un settore estremamente critico per la sanità e per la salute pubblica, dove in questi 3 giorni affronteremo appunto quali sono tutte le nuove strategie nell'ambito di ricerca preclinica e ricerca clinica. Nell'ambito dell'obesità recentemente si è sviluppata proprio una rivoluzione nell'ambito terapeutico, e questo sta portando a delle speranze di cura nell'ambito appunto di questo avanzare così progressivo della patologia. Gli alimenti, l'alimentazione sono delle tematiche centrali della nostra società. In questo convegno si parla appunto di obesità
Si parla anche di sindrome metabolica, si parla di farmaci utilizzati per chiaramente contrastare questo tipo di problematica che oggi è diffusissima a livello mondiale, ma io aggiungo anche che è fondamentale in questo ambito parlare di prevenzione. Prevenire l'obesità attraverso una sana e corretta alimentazione, attraverso il cibo e aggiungo anche attraverso un sano e corretto stile di vita che ovviamente deve comprendere l'attività fisica. Quindi tutto questo è quello che noi come persone, come società dobbiamo mettere in campo per prevenire e per cercare anche il più possibile chiaramente di allungare quella che è la vita delle persone e quella anche di far risparmiare il sistema sanitario nazionale. Quindi diciamo non è una problematica purtroppo in ascesa, che in alcuni paesi soprattutto dell'area western, quindi occidentali, è in crescita, e c'è bisogno di formazione, c'è bisogno di corretta divulgazione anche nei confronti delle persone comuni, a partire anche dai bambini, dai ragazzini. Quindi l'educazione alimentare è un ambito fondamentale che va implementato e incentivato soprattutto nelle scuole, a partire dai più piccoli. Chiaramente come ricercatori che operano e lavorano tutti i giorni su questi ambiti, su queste tematiche, dobbiamo cercare di fare sempre di più, sempre meglio, e chiediamo anche che appunto ci siano concessi e dati gli strumenti adatti, idonei per poter appunto operare da un punto di vista di ricerca su queste tematiche. Quindi sappiamo che l'Europa è molto sensibile con la messa a sistema di risorse per incentivare i programmi che sono volti appunto alla prevenzione dell'obesità e della sindrome metabolica in genere. Considerando il fatto che l'obesità è ancora in crescita e l'Organizzazione Mondiale della Sanità stima che entro il 2035 circa la metà della popolazione mondiale sarà sovrappeso ed obesa, l'introduzione di nuovi farmaci in una situazione che non vedeva farmaci sufficientemente efficaci e senza grossi effetti collaterali, come era il campo dell'obesità fino a poco tempo fa, effettivamente negli ultimi anni ha avuto uno sviluppo straordinario. Si può parlare veramente di una rivoluzione. In particolare i composti che si stanno studiando in questo momento sono i derivati o gli analoghi del GLP-1. Il GLP-1 è un ormone che viene rilasciato da cellule dell'intestino e che normalmente induce rilascio di insulina dal pancreas. Infatti gli analoghi erano stati studiati soprattutto per la terapia cronica del diabete di tipo 2, che è una conseguenza dell'obesità. Approfondendo sempre di più queste molecole si è scoperto che in effetti se hanno una potente azione anche a livello di altri organi, non solo il pancreas, e questo si manifesta con una riduzione molto molto significativa, mai vista finora, del peso corporeo, della adiposità, della circonferenza vita e soprattutto della riduzione dei valori, dei parametri di rischio cardiovascolare. In particolare questi sono tre farmaci che sono già stati registrati sia dall'FDA che all'EMA come antidiabetici di tipo 2. Negli Stati Uniti due di questi sono già in commercio, da noi verranno commercializzati prossimamente come antiobesità, due sono già presenti come antidiabetici. Sto parlando in particolare della liraglutide, che è il primo dei farmaci GLP-1 analoghi, che è stato introdotto sul mercato come antidiabetico e antiobesità, un farmaco che migliora ulteriormente la sua efficacia è la semaglutide, che è in grado di ridurre il peso dal 5 al 10% del peso iniziale in una elevata popolazione di pazienti trattati, ma fino a farne perdere intorno al 15-20% del peso iniziale, cioè riduzione di peso che noi vedevamo solo con la chirurgia bariatrica. Il terzo e ultimo farmaco è la tirzepatide, che è una combinazione di due neuropeptidi, che sono da una parte il GLP-1 e l'altro un analogo peptidergico, si chiama G
GIP o insulinotropic glucose dependent insulinotropic peptide, cioè un peptide che anche quello, anche questo stimola il rilascio di insulina dal pancreas, però è in grado anch'esso di ridurre l'assunzione di cibo. Ecco, i ricercatori sono riusciti a mettere insieme in un'unica molecola le caratteristiche del GLP-1 e del GIP, così che questo unico farmaco è in grado di legarsi ai recettori sia dell'uno che dell'altro, quindi aumentando molto la sua potenza, e qui si ottengono anche riduzioni di più del 25% in una percentuale molto alta dei pazienti trattati. Quindi effettivamente stiamo raggiungendo delle efficacie importanti. Due altre considerazioni: gli effetti collaterali sono relativamente dovuti al meccanismo d'azione di questi farmaci, cioè un rallentato svuotamento del gastrico, e quindi c'è un senso di sazietà, di nausea, può in alcuni pazienti portare al vomito, e eventualmente a livello intestinale a costipazione. Non si descrivono altri così rilevanti effetti collaterali da causare la sospensione del farmaco, se non in rari pazienti. E l'altra considerazione che va fatta è che ovviamente con riduzioni di peso così importanti va preservata comunque la massa magra, anche quella oltre alla massa grassa si riduce con la perdita di peso. Qui non ci sono ancora dei dati definitivi, ma probabilmente la ricerca ci darà delle sorprese anche in questo senso. L'obesità è oramai tutti la stanno cercando di riconoscere come una malattia. Voi, uno dei problemi di riconoscerla come una malattia è che se lei la riconosce come una malattia, il farmaco dovrebbe essere riconosciuto dal Servizio Sanitario Nazionale. Ovviamente è un'epidemia e quindi diciamo che uno dei sogni delle persone sarebbe quello di avere un farmaco che io mangio e non ingrasso, diciamo, per dirla per chi mi ascolta e non è del campo. Ora, esistono alcuni farmaci che si usano per il trattamento del diabete, non andiamo in dettagli di nomi perché è assolutamente inutile, che permettono una perdita in peso, anche considerevole. Questo ha creato per esempio un problema, perché all'improvviso non si trovavano più nemmeno per i pazienti che invece ne avevano bisogno. Ora, ovviamente vorrei però invitare a tutti che in generale quando gli si dice un vaccino si vanno a leggere tutti i possibili effetti, di leggere i possibili effetti collaterali di un uso errato di questi farmaci, e lo dico da Presidente della Società Italiana di Farmacologia, perché vi ricordo che per tutti i farmaci vale quello che si chiama un coefficiente beneficio-rischio, cioè se lei effettivamente ne ha bisogno, il beneficio che ha, para il rischio, eh? Mentre se uno lo prende semplicemente così su base personale, perché questi farmaci hanno un effetto di ridurre l'appetito, cioè la persona ha quasi nausea per il cibo. Ora vi immaginate il possibile effetto su una ragazzina che ha 16 anni, può diventare anche anoressica, eh? Quindi con questo non li voglio criminalizzare, è giusto dire e far capire che l'obesità sta diventando sempre di più una malattia, tra virgolette, perché uno diventa obeso se mangia tanto, tolte quelle che sono le disfunzioni endocrine, che è una cosa diversa. Però è molto, molto, molto importante la vostra presenza, perché è necessaria una comunicazione corretta. La comunicazione corretta è quella che viene fatta in maniera competente, spiegando che questi sono farmaci, non sostanze ludiche. Nel senso, io mo devo dimagrire perché arriva l'estate e mi devo mettere il bikini e mi procuro questo farmaco, non diciamo il nome perché non si deve fare pubblicità, e tecnicamente perdo peso perché mi viene la nausea, ma se in quel momento sono depresso perché non ho superato l'esame o c'è qualcosa, io posso innescare un'altra sfera che è la sfera psichica, ma questo giusto per dirne una. Quindi il convegno di oggi è un convegno importante, ci sono anche esperti internazionali, quindi si parlerà appunto di obesità, ma anche di disordini alimentari, tra cui uno più famoso che studiano qua i colleghi è quello che si chiama il binge eating.
il mangiare compulsivo. Penso che a tutti, anche a chi ascolta, sarà capitato di sedersi, aver già mangiato, vedere un film e pensare di dover mangiare qualcos'altro, no? In quel momento non è fame, è semplicemente una cosa compulsiva. E se ne potrebbe parlare tanto e dire tanto. Diciamo, il messaggio è: attenzione, perché vanno usati come farmaci. E l'altro messaggio è che sono molto contento di essere oggi qua a Camerino con il collega Cifani e tutti gli altri organizzatori. Nomino solo il professor Cifani perché è il capo dell'organizzazione, non me ne vogliano gli altri, perché è veramente un momento importante e questi convegni servono a fare chiarezza.